gli svegli il mondo è uno e comune, mentre fra i dormienti ognuno si rivolge a un mondo suo proprio. Frammento 8, Eraclito. Oggi daremo quella che è un primo sguardo alla filosofia di Eraclito, riallacciandoci al frammento 8. Come sapete, questi frammenti sono stati raccolti da degli studiosi nel corso dell'Ottocento, soprattutto sono stati sistematizzati, cioè hanno assunto una forma in qualche modo ordinata e coerente, mentre in precedenza avevamo solamente dei detti, dei logia, raccolti per caso e in maniera del tutto contingente, cioè in maniera non coerente. Questo frammento in particolare ci fa entrare, frammento 8, ricordiamolo, 89 dell'edizione Diels-Kranz, ci fa entrare in quello che è il mondo, questo dualismo, no? In qualche modo, che innerva, che dà sangue, no? Dà forza alla filosofia di Eraclito. Questo dualismo in questo frammento è fra i dormienti e gli svegli, fra coloro che vivono un mondo cosmon koinon, cioè comune, coloro invece che vivono il loro mondo proprio, cioè questo mondo di idee. Idion, apostrefe stai, coloro che si creano il proprio mondo ideale, in qualche modo, e non vivono la concretezza di ciò che Eraclito chiama mondo comune. A partire da qui, noi intanto dobbiamo dire su Eraclito, che era un filosofo abbastanza ermetico nel suo fare, abbastanza sicuro di sé e allo stesso tempo impertinente verso i ruoli sociali con cui entrava in contatto. C'è un aneddoto che lo vede guarirsi da sé da una malattia della pelle attraverso gli escrementi di animali e quindi il calore degli escrementi dell'animale. E polemizzare col medico chiedendogli se lui fosse in grado di asciugare un corso d'acqua attraverso un meccanismo, attraverso una cura, una terapia che potesse in qualche modo risolvere il suo male. Soffriva di idropisia. L'idropisia è una malattia per cui i liquidi del corpo fuoriescono e quindi lui cercava se qualcuno riuscisse a curare questi mali in natura in modo da poter applicare lo stesso metodo alla sua malattia. Eraclito, l'uomo del dualismo, è famosissimo Eraclito per la sua idea del logos come principio, come archè, come essenza in cui si manifesta pienamente l'essenza stessa del cosmos, di ciò che è comune a tutti, come ci dice in questo frammento, e di ciò che tutti fanno proprio e nel far proprio trasformano in qualcosa di non più comune, ma di privato. Idion apostrefe stai. Apostrefo è un termine che sta ad indicare ciò che sta sopra e si nutre in qualche modo delle idee, dei modi di pensare, dei modi di dire, dei modi di fare che sono
distanti dalla realtà, dalla verità come la intende Eraclito, e che sono come ombre. La figura dell'ombra è molto importante perché nel Novecento darà adito a delle riflessioni interessantissime, soprattutto e primieramente, perché primieramente ricordiamo Shakespeare, che è un autore che è letto da tutto il mondo come letterato, ma va data a Shakespeare il suo giusto posto all'interno dei pensatori, coloro i quali segnano e consentono a un'epoca di manifestare se stessa e allo stesso tempo di influire sulle coscienze successive. L'ombra è qualcosa che segue l'uomo. L'ombra segue l'uomo ed è data come contrapposizione alla luce. In questo frammento noi invece abbiamo il mondo comune per gli svegli, i dormienti, coloro che abitano il mondo delle ombre, ognuno ha un mondo proprio. In questo frammento Eraclito ci dice: svegliatevi, quasi con un fare oracolare che sarà successivamente ripreso, ad esempio, da San Paolo. San Paolo dirà: convertitevi, guardate la luce, seguite la luce, rinunciate alle tenebre del mondo. In Eraclito sembra esserci, indipendentemente dal cristianesimo, ma sicuramente influenzato da una visione bipolare della vita che ha influssi che provengono dalla lontana Persia, la Babilonia di Zoroastro, la Babilonia di Ahura Mazda, la Babilonia degli dei della luce che combattono e fronteggiano le potenze delle tenebre. Questa visione complessiva del reale sicuramente è comune a Eraclito come a tanti sapienti dell'antichità. Ricordiamoci che i sapienti, attingendo la loro sapienza dalla verità della vita stessa, ci hanno lasciato delle tracce, che siano frammenti, che siano monumenti, che siano geroglifici, delle tracce comunque di una verità delle cose che ha necessitato di secoli, quando non millenni, per essere sedimentata all'interno di quel koinè, di quel vedere le cose in maniera comune, che diventerà proverbiale, diventerà l'ipse dixit, con un accenno in qualche modo a un principio di autorità che supera la verità stessa. Quindi l'ipse dixit è da condannare, ma la verità è da apprezzare e da trasferire in questa catena di cui noi siamo degli anelli. C'è un'idea nell'ebraismo, la Kabbalah, che è la catena di ricezione degli insegnamenti, passati di generazione in generazione, provenienti dai i primi uomini che hanno iniziato a riflettere singolarmente o in comune, cioè o scuole di pensiero o singoli individui come Eraclito, che hanno svelato, hanno tolto un velo dalla verità e ce l'hanno trasmessa nel modo che ritenevano il più efficace. Eraclito nasconde più che manifesta la verità, perché a Eraclito
piace che non sia cosa di tutti la verità, ma sia cosa di alcuni eletti. Ecco perché nella sua vita si ritirerà su un monte presso il tempio di Artemide e finirà i suoi giorni lì, riflettendo ed insegnando. Eraclito sceglie di essere oscuro, nonostante la sua critica all'oscurità. Eraclito sceglie l'oscurità perché i più, i polloi, come li chiama lui, sono destinati, nonostante la luce, e qui è doveroso un richiamo a San Giovanni, nonostante la luce, i più scelgono le tenebre. Rileggiamo, in modo da aver più chiaro il senso della frase. Per gli svegli, egrego Rosin, il mondo è uno e comune, caico inon cosmon einai. Mentre fra i dormienti, ognuno si rivolge a un mondo suo proprio. Tonde koimomenon e gaston eis idion apostrefestai. Il mondo è uno e comune. Riflettiamo sulla coscienza che noi abbiamo del mondo. La nostra coscienza è fatta essenzialmente di due parti. Una parte fisica con cui viviamo il mondo e che sembra quasi essere indipendente da noi, la parte materiale anche del nostro corpo, ciò che Schopenhauer chiamerà la oggettivazione della volontà, oggettivazione di ciò che noi siamo. Il nostro corpo siamo noi, ma noi siamo prima noi e poi diveniamo il nostro corpo. Quindi il nostro corpo in qualche modo manifesta la nostra volontà e noi non abbiamo potere sul nostro corpo. Immaginiamo una ferita, immaginiamo un male che all'interno del nostro organismo cresce indipendentemente da noi. Immaginiamo il nostro agire libero. Agire libero che in qualche modo manifesta la volontà, la nostra volontà sul corpo, ma allo stesso tempo è impedito dai limiti propri a ogni essere umano. Immaginiamo la morte. La morte avviene nel nostro corpo, ma la nostra coscienza in qualche modo ne è libera dalla morte. Per questo non l'accettiamo. C'è questa dimensione della corporeità. E poi c'è la dimensione della libertà dello spirito. Che vuol dire avere un mondo proprio e averne uno comune? Perché il mondo proprio è dei dormienti, di chi sogna, di chi si crea la realtà, dei poeti, potremmo dire, azzardando una analogia con ciò che nell'Ottocento sarà il romanticismo, ciò che nell'Ottocento sarà il tentativo di giungere all'infinito. Cos'è questo tentativo di giungere all'infinito se non un crearsi un mondo proprio? O è crearsi un mondo comune, vivere nel mondo comune, giungere all'infinito, ma il mondo comune è un mondo limitato. Per gli svegli il mondo è uno e comune, mentre fra i dormienti ognuno si rivolge a un mondo suo proprio. Qui viene in mente da risvegliare l'idea di Eraclito per cui proprio del mondo comune e mondo vero è il polemos. Il conflitto
la discordia, l'essere ciascuno per sé, l'avere ciascuno un mondo proprio e il combattere con altri mondi propri. Quindi rileggendo potremmo interpretare questo frammento in questo modo. Poiché ciascuno nella vita ha un mondo suo proprio, il mondo uno e comune è caratterizzato dalla discordia, dal polemos, dalla guerra, dai conflitti, dall'individualismo, dall'egoismo, dalla ricerca del proprio bene a discapito del bene comune.